a tutti, ben ritrovati. Good morning Milano, 12 e 34 minuti, mercoledì 26 maggio, sempre qui in diretta per raccontarvi Milano, i protagonisti, i fatti principali che avvengono e le storie appunto che fanno grande la nostra Milano. Quest'oggi apriamo con una storia che fa grande la nostra città da ben 28 anni, dal 1993. Quando iniziò a rispondere alle prime chiamate, alle prime telefonate, e si è evoluto perché ormai non si parla più solo di telefono, ma si parla anche di sito, di forum, insomma, ne parliamo con una delle fondatrici di questo che si chiama Sorriso Telefono Giovani, e sto parlando di Maria Pia Bianchi. Buongiorno Maria Pia. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere collegata con noi. Allora, dicevo, 28 anni attaccati al telefono, 28 anni a rispondere non solo a telefonate, ormai anche a post, a Instagram, insomma, ormai le comunicazioni avvengono anche con i nuovi media, ma soprattutto però a rispondere ai giovani e a quello di cui hanno bisogno, giusto? Ci arrivano da tutta Italia e siamo localizzati a Milano, da tutta Italia. Da tutta Italia vi telefonano oppure vi scrivono appunto giovani che hanno bisogno di che cosa? Non ho sentito bene. Dicevo, vi chiamano, vi telefonano, vi scrivono giovani da tutta Italia che hanno bisogno di che cosa? Come obiettivo, Sì. sì, che noi non curiamo, ma cerchiamo, facciamo un corso di formazione molto serio, molto valido, per capire i ragazzi, perché le problematiche, se non sono conosciute, vengono sottovalutate. Prima cosa, cerchiamo di accogliere, ascoltare in un modo attivo il loro problema, più che altro la loro sofferenza. Perché questa è la prima cosa, indipendentemente dal problema poi di cui ci parleranno, raccogliere la sofferenza e le emozioni, in modo che la persona subito si senta accolta per quello che può. Perché può esserci una ragazzina di 15 anni che dice: "Ah, io sono stato lasciato dal mio ragazzo e voglio morire." Ovviamente non mi ha sopportato, ma lo penso. E quindi è molto importante proprio entrare subito in empatia, capire la sofferenza. Poi i problemi che ne escono sono di ogni genere. Come dicevo prima, i problemi in famiglia sono molti che ci vengono sottoposti. Poi ultimamente è aumentata molto l'ansia, la depressione e anche il farsi male. Poi disturbi alimentari. Noi praticamente li ascoltiamo, supportiamo e indirizziamo. Ecco, Li aiutiamo a decidere, a curarsi, a Maria pensare Pia, meglio. perché fate questo? Come è nato nel 93 la vostra realtà? Sorriso Telefono Giovani, come nasce nel 93? Nasce dall'idea di tre genitori che hanno avuto problematiche con i propri figli, e i quali, proprio perché erano genitori stimati dai figli, non si sentivano di parlarne in casa perché si sentivano colpevoli loro di essere in difficoltà e quindi si vergognavano della loro difficoltà, della loro incertezza, del loro timore di non essere in grado di affrontare la vita, e sono sempre in questi casi dei ragazzi in gamba, ragazzi che si fanno domande e che però si danno anche delle risposte negative. E quindi l'idea di creare un telefono dove nessuno li giudica, prima di tutto, qualunque cosa dovessero dirci, vengono ascoltati in modo empatico, in modo da cogliere proprio la sofferenza. Poi c'è il colloquio sul cercare di approfondire i problemi, ampliarli,
risolverli quando necessario. E poi se il caso è grave, poi gli aiutiamo anche a curarsi, cioè diamo degli indirizzi, ovviamente tutti enti pubblici, e quando desiderano, hanno una timidezza, che prendiamo l'appuntamento con loro, con internet sono stati molto facilitati, perché adesso ho uno telefono a Napoli, vediamo che strutture ci sono a Napoli insieme, loro dal loro computer e noi dal nostro. Se ce lo chiedono, appunto, prendiamo noi l'appuntamento in modo che il ragazzo va presso la struttura già atteso persona con nome e cognome, quindi non si presenta, supera il primo grosso passo dell'incontro vita lì. Ecco, appunto, dicevi Maria Pia prima che il grosso problema, Maria Pia, dicevi il grosso problema inizialmente, soprattutto, è la vergogna. Cioè, molti di queste ragazze, di questi ragazzi hanno vergogna nell'ammettere di avere un problema e nel soffrire. Voi, appunto, aiutate grazie al numero che, tra parentesi, chiedo alla regia di mettere in sovraimpressione il numero. Eccolo, grazie mille a Piera che ha messo il vostro numero in sovraimpressione. Grazie a questo Io numero. chiedo il 5 per 1000. Ah, ottimo, ottimo, anche quello poi. Il 5 per 1000, mi raccomando, a tutti voi, e fatelo vedere, perché noi viviamo del 5 per 1000. Appunto, volevo chiedere questo, Maria Pia, come. Aiutare i ragazzi deve stare in vita, e Giustamente, quindi mi Maria Pia, vi. raccomando tanto il 5 per 1000, oltre che è importante anche farci conoscere, perché se non ci conoscono non si rivolgono. No, oltre al 5 per 1000 che appunto adesso poi ci hai fatto vedere e che faremo vedere e sul sito internet si trova tutte le coordinate per il 5 per 1000, voi avete bisogno anche di volontari, giusto? Sì, noi abbiamo appena ultimato il corso di volontari che è sul nostro sito. È stato ultimato il giorno 20, quindi l'altro giorno, e ora, questa settimana, ci sono i colloqui con loro, e poi da settimana prossima iniziamo a istruirli con un tutor, cioè ciascuno Chi di loro. sono i volontari? Chi sono i volontari? Chi può essere un volontario? Come? Chi può fare il volontario, Maria Pia, Non ho da voi? sentito. Chi può fare il volontario a Sorriso Telefono Giovani? Chi è che Non ho può capito, non ho sentito. fare il volontario presso la vostra struttura? Poi si fa il Ah, corso, dicevi sono chi è che. come volontari diretti, nel senso che ascoltano sono circa 20. Siamo arrivati anche a un numero superiore in passato, soprattutto quando era solo telefono, perché il telefono è più semplice, poi bisogna avere una certa dimestichezza con il web per fare il resto. E ora siamo circa 20 e rispondiamo sia al telefono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 3:30 alle 9:30, e mentre il forum è sempre sorvegliato, rispondiamo sempre anche a Natale, cioè 365 giorni viene seguito il forum e risposto alle varie domande. Poi abbiamo anche un'email per le situazioni più Delicate. riservate, violenze o cose Quali simili. sono i temi più frequenti? Quali sono le domande più frequenti che vi fanno questi giovani? Le problematiche più frequenti ultimamente è l'ansia e la depressione, però sono sempre stati soprattutto problemi in famiglia, di non essere capiti, di avere genitori o troppo severi o poco attenti, e questo vi aiutiamo a capirci, a vicenda, perché il ragazzo è molto severo con i genitori, forse i genitori non si accorge. Ma lì, per esempio, un ragazzo mi diceva: ma ai miei non interessa come sto io. Dico: come non ti interessa? E sì, infatti mia mamma me lo chiede come è andata oggi, ma me lo chiede mentre cucina.
Io gli ho chiesto: scusa, ma c'è qualcun altro che può cucinare in casa? No, e allora se vuoi parlarne glielo dici, infatti ho bisogno di parlarti, però una mezz'oretta io e te. Una richiesta attenzione, E chiaro. questo è sì, un poco ascolto, ma è cambiato anche molto l'ascolto tra gli amici. Per il ragazzo che dice che ha tanti amici, ma nessuno con cui si può confidare. E questo negli ultimi anni è molto, molto peggiorato. Chiarissimo. Poco ascolto proprio in giro. Infatti ci sono anche libri su queste poco ascolto di Insomma, psichiatri, psicologi. un paradosso anche di questi tempi, no? Dove tutti parlano e nessuno ascolta, ahimè. Quindi ben venga invece una realtà come la vostra, che invece ascolta bene ed ha anche buoni Sì. consigli. Pensi Ricordaci il che sito siamo pochi internet, il a forum. ricevere un post, questo succede soprattutto nei post, di uno che si è sfogato alle 2 di notte, 4 pagine di post, arriva in fondo e dice: adesso io dovevo dirlo a qualcuno, mi sono sfogato, ho tirato fuori tutto, se anche non mi rispondete non fa nulla, a me è già servito fare questo. Poi ovviamente noi rispondiamo, ora c'è dall'altra parte un senso di sollievo, ma come c'è qualcuno davvero che ascolta, ma e si sente proprio questo cambiamento di carattere un po' grosso, ma di situazione del momento, e questa persona si può andare avanti anche, perché c'è chi Chiarissimo. in breve tempo e chi vuole avere un interlocutore adulto se sono ragazzini. Molte volte dice: io ho le mie amiche mi dicono che non posso avere, non posso stare senza il ragazzo, ma sono stata sfortunatissima. Lei cosa ne pensa? Voi cosa ne pensate? Manda quel paese i ragazzi che ti prendono lì, che te la danno ovunque. Non è il momento, insomma, posto, cioè, ma io sto da sola da bere, ma secondo le mie amiche non si può stare da solo. Quindi anche queste sono cose magari veloci, perché Però uno no, dice, va bene, finché non interessante. incontro una persona che mi capisce, che è la persona giusta e così via, sto da sola, sta bene nel Perfetto. giusto, non nella situazione sbagliata, non è Chiarissimo, finché. chiarissimo, chiarissimo. Va bene, Maria Pia, allora io ti ringrazio tantissimo davvero per averci fatto conoscere questa bellissima realtà. Ricordiamo www.sorrisotelefonogiovani.it, il vostro sito. Troviamo tutto, il forum, il 5 per 1000, come diventare volontari, troviamo tutti i contatti, giusto? Quindi possiamo aiutarvi ad essere sempre presenti come state facendo da 28 anni a questa parte. Ecco, se qualcuno poi vuol fare anche dei piccoli bonifici, noi gli siamo grati, perché c'è Benissimo. sempre qualche spesa anche oltre Insomma, al immagino, bonifico. immagino. Adesso stiamo cambiando il sito, e cambiare il sito Costa e costa poco, quindi ogni date una tanto costa. mano. Quindi non solo 5 per 1000, ma anche bonifici, donate, donate, donate a Sorriso Telefono Giovani. Grazie mille Maria Pia e complimenti davvero per il lavoro che Grazie state a facendo. voi, Grazie mille davvero Maria Pia Bianchi, fondatrice del Sorriso Telefono Giovani. Grazie davvero. Grazie mille, ecco, dicevo appunto a Maria Pia Bianchi. È il momento delle foche parlanti, è il momento della loro incursione poetica. Sono 12:48 e vediamo quest'oggi Alice Bertolase. di Marina Dacci per i lavori di Soficco Sporgersi nella notte. Latitudine, coraggio senza volto, fatica generosa, silenzio nel fragore. Nemmeno il pensiero più puro è puro come quel fuoco, semenza calda di pigmenti adagiati, ove ombre si nascondono, mansuete nella terra scura, foresta ondosa. Un piede dopo l'altro nella materia, che trasporta, trasmuta. Il cielo e la luce sapranno venire in pioggia a pulire.
per aprire un nuovo cammino. Grazie mille Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti, sempre presenti qui appunto nella nostra diretta all'interno di Good Morning Milano. Quest'oggi è mercoledì e vi diamo questa anticipazione per l'ultimo mercoledì per questa stagione. Ci colleghiamo con Milano Integra, dove vedo già collegati Albi Ox e Antonio Bonocore. Buongiorno a entrambi. Entrambi col microfono spento. Che Albi lo vedo, ok. Perché vedo, sì, dobbiamo vedere quello che perfetto. Non male come inizio di ultimo collegamento, che vuol dire che non abbiamo ancora imparato ad aprire i microfoni dopo un anno di collegamenti. Buongiorno, allora, Milano Integra, un anno in vostra compagnia. Eccoci. Com'è andata? Beh, allora, sicuramente stare in compagnia ci ha aiutato a crescere, ci ha aiutato a chiarire le idee, a, come dire, integrare al progetto idee nuove, quindi cogliamo questa occasione per ringraziare tutti voi di Milano News che ci avete offerto questo spazio, perché dobbiamo dire che ci ha portato grandi risultati, ecco, quindi grazie Fabio di cuore e a tutti i ragazzi grazie che lavorano a voi. E a Elena, la presidente di Spazio Umano. Allora, oggi è l'ultimo, come dire, di questa stagione in realtà, c'è da dire, perché per noi ogni fine poi rappresenta un nuovo inizio, quindi ci rivedremo molto presto, ci rivedremo insomma da settembre in poi con molte novità che appunto annunceremo in quel periodo, perché adesso non sai quante Albi, non sai quante novità anche su Milano News ci saranno, ma lo dirò fra qualche giorno. Dai, beh, siamo entusiasti, voglio dire, noi crediamo nel cambiamento, mettiamola così. E quindi questa è un po' la situazione. Adesso noi abbiamo colto questo mercoledì per salutarci, per dirvi di seguirci, ecco, durante l'estate, di seguire i nostri social, principalmente Facebook e Instagram, dove appunto anche lì ci sarà un lavoro molto, molto specifico, dove racconteremo un po' quello che si è fatto finora e inizieremo ad anticipare qualche novità. Quindi questo è un po' il quadro generale. Lascio la parola ad Antonio, che può insomma riassumere quella che è stata un po' sia a livello anche di relazioni poi con i nostri partner, con il territorio, con le varie comunità con cui abbiamo dialogato, per farvi capire insomma quanto più forti e rinnovati ritorneremo, ecco. Innanzitutto mi associo di cuore ai ringraziamenti di Albi, perché qui ho trovato persone eccellenti dal punto di vista professionale e umano. Vorrei solo dire che erano rimasti chiusi i microfoni perché qui noi siamo emozionati e felici come il primo giorno, quindi capiterà magari anche più in là. Quello ottimo. Che ci fa piacere dire è che abbiamo con la sola forza delle nostre idee e probabilmente dell'appeal di Milano abbiamo coinvolto molte realtà che fin da subito ci hanno aiutato e ci hanno assolutamente condotto qui, quindi esattamente come ringraziamo voi, io ringrazio tutte e credo anche Albi si associ, tutte le realtà che ci stanno aiutando e che ci consentono di guardare il tutto da un'altra prospettiva anche migliore. Abbiamo collegamenti con le varie comunità di expat, abbiamo anche ci siamo collegati con molte realtà, la stessa Bor che tu hai conosciuto è un'altra persona convinta della bontà delle nostre idee, che sono poi le idee di tutti quelli che condividono anche Milano News e diciamo tutte le forze buone per la ripartenza. Abbiamo anche collegamenti, come hai visto, tramite Michelle con gli expat anche americani, quindi anche realtà solo apparentemente lontane. Quello che ci consente e ci ha consentito di far bene è che noi accogliamo tutti quelli che ritengano di avere qualcosa da offrire, da condividere o da chiedere. Quindi la mano è assolutamente tesa, perché si riparte solo insieme. Mamma mia Antonio, ti ringrazio per questo riepilogo che veramente riassume veramente tutto il nostro impegno e anche, voglio dire, l'amore che abbiamo per le comunità in generale, per la comunità, no? Quindi vogliamo ripartire, lo vogliamo fare dando la possibilità davvero a tutti, rendendo quindi i servizi di Milano Integra accessibili a tutti quelli che ci contatteranno e che si affideranno a noi. Quindi l'appello che io lancio è:
siamo alla ricerca di alcuni ambassador barra angel, li abbiamo voluti chiamare, quindi persone che risiedono a Milano da, mettiamo un periodo superiore ai 10 anni, facciamo anche 7 per chi magari ha avuto modo di approfondire, che vogliano essere inseriti nel nostro progetto. Con che attività? Svolgere l'attività di accoglienza, quindi in realtà un'introduzione alla città personalizzata agli expat, quindi a persone che vengono da fuori e che cercano un'interazione, come dire, con un local quanto più personalizzata, no? Perché poi ci sono già svariate iniziative, però questo è il tratto distintivo che vuole e l'approccio che distingue Milano Integra, insomma, dal resto. Quindi questa ripartenza, appunto, Albi, questa ripartenza che partirà appunto grazie agli Angels, gli Ambassador e tutto, per noi è l'ultimo collegamento, ma si può continuare a seguire dove? Come facciamo a seguire in questa estate milanese tutto quello che avviene su Milano, per Milano Integra? Allora, potete seguirci, come dicevo prima, principalmente su Facebook e Instagram, dove appunto adesso ripartirà un piano editoriale che riepilogherà quanto si è fatto e pian piano anticiperà poi quelle che saranno appunto le novità da settembre in poi fino ad arrivare all'anno nuovo, quindi principalmente Facebook e Instagram. Diversamente ci potete contattare alla mail info@milanointegra.org. Diversamente scaricate Valori App e create il vostro profilo, ricercate Milano Integra nella sezione Future e possiamo chattare. Ecco, in qualsiasi momento possiamo comunque assistervi nonostante le vacanze. E unica nota, il sito sarà messo in stand-by, quindi appunto ci sono i canali social per ora in comunicazione, perché anche il sito chiaramente necessitava un intervento per poter accogliere poi tutte queste nuove integrazioni e novità. Perfetto. Quindi questo è il nostro messaggio. E speriamo di rivederci molto presto. Ci vedremo sicuramente. Una buona estate. E mi raccomando, contattateci numerosi a voi. Ci rivedremo sicuramente a settembre. Che risiedano a Milano da molto tempo e che secondo la loro disponibilità vogliano, ecco, essere, non mi piace chiamarle guide, però degli angeli, come degli angeli che accolgono le persone, introducano la città secondo anche la loro prospettiva, perché questa è la distinzione. Perché poi le persone si riconoscono in ogni angel, no? Che è diverso. Quindi fatevi avanti, scrivete anche a Milano News e così. Poi tanto comunque noi a settembre ci rivedremo sicuramente. Beh, allora Albi e Antonio, io vi ringrazio tantissimo per questo anno passato insieme. Salutate anche il resto della squadra, Lisa e tutti gli altri che sono comparsi durante l'anno. Ci vediamo qui nel settembre, va bene? Ci rincontreremo anzi a settembre qui su Milano News, sicuramente però appunto potete andare sui vari social e trovare tutto quello che avverrà nell'estate di Milano Integra, tutte le attività che verranno fatte questa estate. Non mi resta quindi che ringraziarvi e salutarvi allora, tutti e due. Grazie mille Albi, grazie mille Antonio. Credo abbiano perso un attimo la connessione, io ho tirato un po' lungo sperando che ritornasse la connessione, ma non è tornata. Ecco qua. Dicevo, vi volevo solo salutare a questo punto, ringraziarvi. Ho detto appunto che ci vedremo a settembre. Grazie davvero per questo anno in vostra compagnia. Grazie a voi. È stato bellissimo e mandiamo a tutti un caloroso abbraccio. Ecco, nella speranza davvero di poterlo fare poi anche fisicamente. Sicuramente. Gli studi di Milano News. Sicuramente. Non vediamo l'ora di rivederci in studio. Succederà prestissimo, quindi io vi ringrazio tantissimo, grazie mille a Milano Integra. Ci rivediamo con Milano Integra a settembre, ma sicuramente durante l'estate avremo modo ancora di parlarne e di sentirci. Grazie mille davvero entrambi e buona giornata. Grazie Fabio, grazie a tutti i ragazzi, grazie Milano News e alla presidente Elena Inversetti. Vi mandiamo un abbraccio a tutti, grazie. Grazie mille ancora Milano Integra e non ci resta quindi a questo punto che ringraziare anche voi che ci state seguendo da casa. Quest'oggi finiamo qui, ma torniamo venerdì con una puntata di Good Morning Milano. Ultime settimane di questo format, perché poi dal 7 giugno Good Morning Milano si sposterà all'esterno. Avremo un nuovo studio all'aperto in modo da poter ricevere gli ospiti qui in studio, cioè nello studio nuovo che avremo all'aperto, e andremo anche in giro per la città, quindi potreste vederci in giro per la città e quindi se ci vedete salutateci e condividete con noi i nostri Good Morning Milano. Io vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona giornata, grazie mille, arrivederci e a presto.